Tutto pronto e scatta la Stock 600 sull'autodromo nazionale di Monza, il round 2 del campionato italiano velocità 2010. Allora, tutto pronto per lo spettacolo regalato dai protagonisti della seconda tappa verso il tricolore di questa classe che sia l'anno scorso che già in questo avvio di stagione ha regalato grandi emozioni. Intanto c'è subito una scivolata alla prima variante dopo il rettilineo, fortunatamente nulla di grave. Tra l'altro una Stock 600 che ritrova proprio qui a Monza, a partire da Monza, il suo campione in carica, ovvero Andrea Boscoscuro, che ha saltato la prima tappa di Vallelunga, ma proprio qui dal round Brianzolo ricomincia il suo percorso, o meglio comincia il suo percorso per tentare di difendere il titolo guadagnato la scorsa stagione. Certo, suo avversario principale, stando almeno a quanto visto nella prima tappa, sarà Fabio Massei. Questo invece è il poleman di giornata, Lorenzo Zanetti, che ha iniziato alla grande anche la tappa, ha subito guadagnato un buon vantaggio, poi però qui ha avuto un problema, è uscito, ma vedete che riesce a rientrare mantenendo un buon vantaggio. Lo ritroviamo in prima posizione all'Ascari, seguito dal numero 13 Berardino Lombardi, numero 8 invece per Lorenzo Zanetti, anche per lui Yamaha, praticamente quasi un monomarca Yamaha questa Stock 600. Questa è la coppia di testa e questo invece è Zanetti, leader, che proprio prima dell'Ascari tira dritto, una scivolata, guardate la rabbia del leader fino a questo momento. Qualche goccia di pioggia ha reso insidioso il circuito, dovete sfilare il gruppone dietro con cautela. E allora questa è la nuova situazione con il leader Fabio Massei, riconoscibile dal numero 34 griffato dal bianco, rosso e verde, che tenta la rimonta. Davanti c'è Roberto Farinelli, il suo numero 4, quindi Farinelli, poi Massei, mentre dietro sta tornando fortissimo, lo vedete arrivare col numero 1 Andrea Boscoscuro. C'è anche Marco Marcheluzzo, numero 211, a chiudere il tris in vetta in questo momento, ma ripetiamo, dietro c'è un Boscoscuro che sta guadagnando addirittura 5 secondi a giro sui suoi rivali. Lo vedete proprio all'inizio del rettilineo opposto e qui è Boscoscuro in piega sulla parabolica prima del rettilineo d'arrivo. Lui è quarto, ma ha ritrovato praticamente i suoi compagni di avventura, ha ricucito lo strappo, ora non è più un terzetto ma un quartetto con Boscoscuro che attacca i suoi rivali, sembra avere il passo per poter superare i suoi avversari. Davvero incredibile il rientro di Boscoscuro, qui addirittura attacca Marcheluzzo per la prima posizione, riesce a passare l'avversario ed ora è il campione in carica in prima posizione. Gli altri però riescono a rimanergli attaccati, Massei è in terza posizione, poi c'è Farinelli, dunque si decide davvero la sprint questa seconda tappa del Stock 600, grandissimo spettacolo. C'è Boscoscuro e qui invece è Fabio Massei davanti a tutti, poi Lombardi attaccato con successo da Boscoscuro, ma adesso Massei che tenta di prendere il largo all'Ascari. Vediamo come esce il leader di classifica, esce bene, dietro c'è ancora Andrea Boscoscuro, la lotta per il successo sembra fra Boscoscuro e Massei. Boscoscuro all'interno, riesce a passare Massei, vediamo se riuscirà a tenere la corda, no, è Massei che riesce a uscire meglio in questo tratto e dunque Fabio Massei davanti, Massei sotto la bandiera a scacchi, il vincitore è Fabio Massei. Massei vince davanti a Boscoscuro e Lombardi, protagonisti di questa Stock 600. Li ritroviamo naturalmente sul podio e poi le impressioni del vincitore di tappa. Non so che dire, veramente sono contentissimo. Sono partito a rilento, ho aspettato gli ultimi giri proprio perché sapevo che comunque la pista si sarebbe asciugata. Per fortuna è stato così, altrimenti avevo fatto una tattica sbagliata. La dedico al mio team che ha lavorato veramente bene e niente, dai, speriamo di continuare sempre così. Eh sì, con